È stato cambiato questo vaglio del TMB che tratta anche l'organico e quindi diciamo che l'emergenza in parte è rientrata. Devo ringraziare chiaramente l'assessore e il presidente della giunta regionale perché si sono subito attivati con questa ordinanza, la numero 5, che ci ha dato modo, insomma, in qualche maniera di ovviare a questa potenziale crisi di questa settimana. Tra l'altro oggi è stata ufficializzata qui in assemblea all'Ecolan l'ingresso di 3 comuni del Vastese. Sì, sono i comuni di Rocca Spinalveti, Lentella e Fresa Grandinaria che hanno chiesto di entrare in società, di acquistare le quote. L'assemblea all'unanimità ha deliberato, diciamo, di dare mandato al CDA di avviare il procedimento amministrativo per l'aumento di capitale e quindi ai 67 comuni si aggiungono altri 3, ma ce ne sono ancora altri e noi stiamo cercando di aggregare quanto più possibile i comuni della provincia di Chieti per avere potere contrattuale nell'ambito dell'Agir, in maniera tale da ricevere un affidamento diretto da parte dell'Agir stessa.